Ciao followers, benvenuti in questa nuova seduta con YouGufo. Oggi vorrei parlare con voi di alcuni personaggi anti-juventini che sono tornati a parlare, purtroppo sono tornati ad aprire bocca, e questa è una cosa molto divertente, soprattutto perché queste tre persone di cui volevo parlare oggi con voi, tre persone esagerato, diciamo due e mezzo, e sicuramente a fine del video capirete subito chi è il mezzo di questi tre. Sono delle persone molto sgradevoli che fanno comunque simpatia, cioè sono simpatiche quando parlano perché parlano solo, esclusivamente e specificamente solo della Juventus, non hanno altre argomentazioni. Allora ragazzi, prima di entrare nella nostra, diciamo così, discussione, io vi vorrei invitare nel momento tenerezza, vi voglio invitare a iscrivervi al canale, lasciare un like e commentate, io sono sempre lì che vi rispondo. E mi raccomando, lasciate anche un like. Chi non si iscrive al canale è un variale. Allora, ragazzi, iniziamo. Vi vorrei far leggere un tweet che ha scritto ieri sera il nostro amico del cuore, Maurizio Pistocchi. Allora, ragazzi, vi faccio un riassunto. Lui praticamente ha scritto un libro in collaborazione con la grandissima mente come si dice? Del querelato Paolo Zigliani, niente po' di meno che Paolo Zigliani, quello che c'ha in testa, diciamo, l'acconciatura del muflone, perché purtroppo ha avuto a che fare con la virilità di un calciatore della Juventus ai tempi. Però lui è contento comunque perché ognuno ha i suoi gusti, a lui gli piace guardare probabilmente. Ragazzi, Pistocchi che cosa fa? Ha scritto un libro. E adesso questo libro anti-Juve, perché ragazzi, un libro contro la Juve, fino a ieri tu parli male della Juve, vieni osannato, elogiato, fatto santo, acclamato, e la gente si iscrive al canale, ti fa i click, ti abbraccia, ti manda i fiori. Fino a ieri, ragazzi, sembra che oggi non funziona più. E quindi il nostro Pistocchi sta piangendo sui social. Fa tutto un discorso, ma io guarda, e lui inizia questo discorso mentre piange, dice bla 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 bla. Il libro è disponibile nelle migliori cartolerie e librerie online. Cioè, fa tutto questa anticamera, questo sproloquio, poi alla fine dice praticamente, va al succo del discorso, ragazzi, vuole vendere il libro perché sta morendo di fame. Ragazzi, dovete aiutare al signor Pistucchi, perché se lui muore di fame, poi lo avrete sulla coscienza. Aiutato, deve comprare un pezzo di fetta biscottata, mezzo succo di frutta per poter campare. Comprate il libro, perché altrimenti lui non campa. Allora, ragazzi, andiamo a vedere questo tweet molto simpatico del signor Pistucchi. Vi metto qua adesso il proiettore. Proiettore, tac. Allora, il libro si chiama Juventopoli. Già è bella la copertina perché no, c'è la frase della Juve, scudetti falsati e altre storie poche edificanti. Va bene, c'è la frase della Juve, vincere non è importante, l'unica cosa che conta. Allora, tu quando dici qualcosa a qualcuno, no, poi vuoi ribattere, magari fai dissing, no, gli spari sopra una frase, ci sputo su una frase offensiva, una frase ad effetto, no, per umiliarlo, per lui che. L'unica cosa, sì, l'avevamo capito. Ragazzi, un po' la copertina, cazzo, fate qualcosa un po' più creativo, no? Vincere non è importante, l'unica cosa che conta, sì, ma voi così, no? Cioè, uno si aspetta la risposta pepata dell'anti-juventino. L'unica cosa, sì, l'avevamo capito. Cazzo, che paura, già lui fa capire qui che nel libro chissà quali insulti, quali cose brutte della Juve avranno scritto. Si capisce dalla copertina. Ragazzi, il sito qua che pubblicizza, che fa eco al tweet del nostro morente di fame, dice: il libro che ha scritto a quattro mani, a quattro piedi sarebbe, no? Con Paolo Zigliani, il querelato Paolo Zigliani, sta facendo segnare dati di vendita più che incoraggianti, eppure ne parlano in pubblico.
Allora, iniziamo a fare chiarezza. Capisco che voi, siccome questo è anti-juventino, li volete bene, lo volete aiutare. Però dati di vendita più incoraggianti. Ragazzi, se lui si mette a piangere pubblicamente sui social dicendo comprate il libro nelle migliori edicole, sta piangendo sui social dati di vendita più che incoraggianti, non ne vedo, non lo so. Così a lume di naso direi che dati incoraggianti non ce ne sono. Vabbè, ad ogni modo, lui dice su Twitter, no? Vi leggo solo la prima frase del tweet, ok? Perché poi andatelo a cercare perché è esilarante. Questa è la prima frase. Nella prima frase ci sono tre contraddizioni in sei parole che lui dice. Ha detto tre cazzate, una dietro l'altra. Guardate, me la sottolineo qua, ve la evidenzio. In un paese normale, se due giornalisti scrivono un libro, qui ha detto tre cazzate. Sei parole, quanti sono? Sette, otto parole. Vabbè, otto parole, io stavo esagerando, ovviamente. In un paese normale, ragazzi, non siamo in un paese normale, perché se fosse un paese normale, tu e Paolo Ziliani sareste stati cacciati a calci nel deretano. Andiamo avanti. Se due giornalisti, no, altra cazzata. In un paese normale, due persone come voi non sono definiti giornalisti. Sarebbero stati cacciati dall'albo dei giornalisti ai tempi di Michel Platini. Andiamo avanti. Scrivono un libro. Ah, altro errore. Non è un libro. È una cozzaglia di minchiate che avete scritto in questo libro che nessuno leggerà mai. Perché voi non sapete scrivere. Se il vostro livello è quello che avete dimostrato sinora, e qualsiasi cosa succede, Juve merda, e vi fanno l'applauso, vi accontentate del popolino che vi fa l'applauso perché è di altra fede calcistica. Immaginate che cosa avete scritto nel libro dove voi sparate sentenze quando le sentenze non sono ancora concluse. Andiamo avanti. Lui che cosa fa? Fa questo post, dice, i colleghi si lamenta del fatto che i colleghi non parlano del suo libro, io adesso faccio un libro, nessuno ne parla, vado su Twitter, mi metto a piangere perché i miei colleghi devono per forza parlare male del mio libro, se no hanno paura, omertà. Poi qua dice, ignavia, cazzo, questa parola mo mi prende in castagna perché ignavia non ho mai saputo cosa vuol dire. L'ho chiesto all'intelligenza artificiale e mi ha detto no, 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 io neanche ti posso rispondere. Quindi ignavia è una parola, quindi pistocchi ziliani 1 più gufo 0. Poi sotto dice giustamente disponibile librerie online. Ah, è arrivato al dunque, quello che voleva. Era questo quello che voleva, arrivare al dunque e dire che il libro è disponibile online. Va bene ragazzi, questi due veramente fanno veramente tenerezza, pena, veramente, gente proprio senza dignità, non solo vuole usare l'anti-juventinismo per guadagnare, per vivere, adesso si rendono conto che non funziona secondo le loro aspettative e sta piangendo su Twitter facendo questa, diciamo, magra figura di farsi pubblicità. Libro. È una vergogna. Ad ogni modo, come dice lui stesso nel Twitter, in un paese normale, ragazzi, non siamo evidentemente in un paese normale. Lasciamo il Maurizio Pistucchi e il signor Cervo di dov'è che vive lui, di Cagliari, lì in Sardegna, dov'è che sta vivendo, che si è ritirato, no, in Portogallo, non so dove sta il Cervo del Portogallo. Passiamo brevemente, una cosa veloce veloce, vorrei parlare con voi di questo personaggio, Variale. Ragazzi, Variale torna a parlare, parla della FIGC, parla addirittura contro la FIGC. Che uomo! Allora ragazzi, vi volevo dire una cosa, questo signore qui alla minima occasione parlava male della Juve, al minimo episodio andava contro la Juve, la minima notizia, anche se era fake, a lui non gliene fregava un cazzo, approfittava per parlare male della Juve. Prima di parlare male della Juve non ha mai verificato le fonti, non si è mai andato ad informare, a vedere che cosa avevano detto nei processi, nelle sentenze, non si è mai informato, a prescindere parlava sempre male della Juve. Quindi adesso io vi chiedo, no? E quando voi, uno, dovrebbe usare
lo stesso metodo variale nei confronti di variale? Mi spiego meglio. Lui tempo fa è stato sospeso dalla RAI. Andatevi a informare perché è stato sospeso quest'uomo. Io potrei fare benissimo il variale. Non è che vado a vedere se prima c'è una sentenza che lui venga condannato. Mi vado a informare per capire chi è questa presunta fidanzata sua, se è una persona che magari poteva avere ragione, sta dicendo la verità, se è una fonte attendibile, se è una persona che magari solo sta cercando fama o soldi, o che ha detto bugie. Io potrei andare a informarmi come fanno le persone di solito, o devo fare il signor Variale, Enrico Variale, appunto, e sparare sentenze. Stalker, violentatore, sequestratore di donne, cornuto, avevi un'altra relazione, quindi la volevi uccidere, l'hai chiusa dentro casa. Questi sono gli spifferi giornalistici, le notizie che sono andate in giro. Io potrei benissimo fare come fa lui, senza informarmi, semplicemente per odio calcistico, potrei sparare merda su di lui. Secondo voi è una cosa giusta? Non lo so, ragazzi, ci penserò un altro giorno. Magari domani esce un video su Variale dove facciamo un grande dissing, inventiamo una canzone, metto giù la base di una canzone, ci sputo sulla frase, come dicevano gli articolo 31, e inizio a dire: ah, Variale, devi morire solo perché tu non puoi esistere. Non so, ma delle cazzate così. Faccio dissing, faccio la foto sua con la lingua biforcuta a dire cose contro di lui solo perché lo odio calcisticamente. Come reagirebbe il signor Enrico Variale? Come reagirebbe l'ex vice direttore di Rai Sport? Ex perché è stato sospeso, perché ha fatto delle cose, si presume abbia fatto delle cose che non doveva fare, il signor alto un metro e niente, va bene, signor Variale, per il momento il gufo si ferma qui, non ti vuole attaccare, perché purtroppo anche tu sei allo stesso livello di Gianni e Pinotto, lì che hanno scritto il libro a quattro piedi insieme, quindi siete allo stesso livello, quindi vi risparmio, perché è arrivato il momento tenerezza, dove io vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare il like e comprare il libro del duo Gianni e Pinotto. Qui vedi, vi metto la copertina, comprate il libro, perché se no si muoiono di fame, stanno piangendo sui social che hanno bisogno che i colleghi ne parlino, perché loro devono vendere il libro. E tra l'altro vi ricordo, disponibile in libreria online, attenzione, ve lo dico a tutti, in libreria e online, fate quest'opera di carità, perché anche a voi sicuramente vi faranno pena Gianni e Pinotto anti-Juve. Ragazzi, un abbraccio grande, non fare che non lasci il like. Yeah.